Ciao a tutti. Oggi parliamo della nuova relazione del narcisista patologico perverso manipolatore. Che cosa accade una volta che voi lo avete scartato perché siete stati indotti o indotte a farlo? Che cosa accade quando lui vi scarta perché ha di meglio, tra virgolette, rispetto a voi? Che cosa accade nella sua mente e come reagisce alla nuova relazione che vi mostra con tutta la sua enfasi sui social networks? Allora, una volta che il narcisista patologico ovviamente si accomoda in una nuova relazione, è semplicemente perché la relazione in quel momento gli dà un approvvigionamento di attenzioni diverso da quello a cui lui era abituato. Questo non vuol dire che le vostre attenzioni siano meno importanti, ma che lui in quel momento, come ogni narcisista patologico viziato, donna o uomo che sia, vuole attenzioni differenti dalle vostre perché voi siete già lì, quindi voi siete l'abitudine, siete l'approvvigionamento narcisistico standard e le persone al di fuori di voi sono quel quid in più che li leva dalla noia. Allora, di certo del narcisista patologico si può dire che non è alla ricerca dell'amore, non cerca qualcuno che lo ami. A lui essere amato o a lei essere amata non importa, non interessa, non gli interessa un sentimento perché di base non sa minimamente che cosa significhi. Lui non prova il sentimento. La narcisista patologica non sente l'emozione come una empatica, semplicemente è lì che percepisce l'uno su un milione di quello che le persone normali riescono a sentire. Per cui per quale motivo si circonda di altre storie se tanto non percepisce l'amore, ma soltanto le attenzioni? Semplicemente perché le attenzioni solite lo annoiano a morte. L'amore come sentimento è una cosa noiosissima, non dà emozione, non dà pathos, non fa sentire sofferenza. Ecco perché il narcisista patologico fa di tutto per provocare il vostro dolore, perché di base, che sia amore, che sia dolore, che sia sofferenza o che sia gioia, a lui non interessa, basta che siano attenzioni programmate per essere al centro delle vostre totali attenzioni. Cioè, non è importante se voi lo amate o lo odiate, per loro, quando si sentono odiati, è quasi quasi una sensazione di vittoria in più. Perché di base non stanno a cercare, ripeto, che voi siate innamorati, ma cercano semplicemente di distruggervi l'anima. Purtroppo queste persone hanno la grossa e brutta abitudine di cercare soltanto ciò di cui hanno bisogno. Per cui quando voi siete il primo approvvigionamento, la scelta numero uno, semplicemente siete lì per fare i lavori di casa, cioè il lavoro sporco, siete quelle scelte o quelli scelti per essere lì tutti i giorni, quando hanno bisogno, quando c'è qualcosa da fare, diciamo. Poi ovviamente ci sarà un circolo vizioso intorno di scimmie volanti o ex morose, ex storie o storie nuove che invece diciamo instillano questa passione legata all'eventuale sesso oppure semplicemente, non so, magari una cosa artistica nuova. Basta che ci sia un interesse primario che crei approvvigionamento di narcisismo. Questo che cosa comporta? Comporta che ovviamente non possono farsi bastare una persona. Non esiste la fedeltà, perché il narcisista patologico non può essere fedele, tantomeno lo può essere online o a livello così mentale. Quindi che cosa accade quando si fidanzano, si sposano, costruiscono un rapporto con una nuova realtà, con una nuova persona? Semplicemente le stesse cose che sono successe con voi, con la differenza che voi eravate ciò che mostravano alla precedente rispetto a voi e la prossima o il prossimo è semplicemente ciò che mostreranno a voi rispetto a voi stessi. Quindi quello che vi voglio far capire, no, loro non saranno mai migliori perché voi gli avete migliorato la vita e li avete resi persone migliori. No, assolutamente no. Loro probabilmente saranno peggiori, ma la loro più grande arte, come tutti sapete, è mentire. Per cui racconteranno questa favola di perfezione, arriveranno addirittura a sposarsi con persone che non amano o a fidanzarsi con persone di cui non gliene frega meno che niente, semplicemente per disturbare ciò che è la vostra quiete. Non a caso il narcisista patologico che cosa fa? Si fidanza
con una persona e fa con quella persona esattamente ciò che voi avreste voluto facesse con voi. Ma non perché quella persona lo merita di più, no, 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 no. Magari quella persona in realtà vuole qualcos'altro che voi non avreste voluto. Per cui voi siete i perfetti interlocutori e lei è la perfetta preda. Peraltro quella persona, a seconda a voi o dopo a voi, probabilmente non sa minimamente della vostra richiesta di attenzioni di quel genere. Si sente probabilmente privilegiata, ma non si rende conto che fa parte semplicemente di un bellissimo teatrino. Ora vi racconto una cosa che è successa a me. Io frequentavo una persona e la frequentavo in maniera, mi dispiace dirlo, libera, perché ero consapevole del suo problema. Voi vi chiederete perché ci stavo insieme, perché in quel momento ero più stupida di oggi. Quindi, di base, questa persona che aveva una serie di problematiche anche di salute e di dipendenza, aveva, a parte me che ero la sua primaria fonte d'approvvigionamento, la donna perfetta, quella da portare in giro e mostrare come la futura moglie, da portare da mamma e fratelli e tutto quello che era, questa persona ovviamente aveva intorno a sé una nicchia di veramente interessanti persone chiamate scimmie volanti. Una su queste belle scimmie volanti, una di queste pseudo Latin lover di questo mio ex, o chiamiamolo tale, insomma non era un ex perché non mi ci sono mai fidanzata ovviamente per scelta, questa persona era una ragazza che era fidanzata. E questa ragazza ovviamente parlava, io sapevo di lei, lei sapeva di me, e ci siamo divertite un sacco a incontrarci, anche davanti a lui, e chiarire certi concetti. Ecco, io ovviamente dopo che ci siamo messi a nudo, la mia realtà con lui è completamente cambiata, è diventata divertentissima perché io mi sono messa a studiare la sua patologia fino a quando non sono arrivata qui a diventare, tra virgolette, un mental coach che aiuta le persone. Però per un bel po' io sono stata accanto a lui e ho cercato di comprendere i suoi lati profondi, prendendo addirittura appunti. La ragazza invece, che era la numero due rispetto a me, che era ovviamente legata, è rimasta fregata perché, arrivata a un punto in cui si è dovuta poi legare definitivamente con la persona, il narcisista patologico che cosa ha fatto? Ha scelto, ha selezionato, mentre io mi ero già fatta la mia vita, mi viene tanto da ridere, una persona che includesse la mia stazza fisica, la mia fisicità e una parte dell'altra persona che non vengo adesso a denominare o a dire sempre fisica. Ma la realtà dei fatti è che questa ragazza che il narcisista patologico ha trovato e ha preso è sicuramente fighissima, ma è svalutatissima. E quindi che cosa significa questo? Che mentre io che ero uscita dalla relazione mi sono trovata semplicemente a essere felice per lui perché se l'è preso un'altra e quindi a me giustamente non mi cerca e non mi chiama, la vecchia fiamma Latin Lover purtroppo è rimasta malissimo. Ora, lei che era convinta che io fossi dentro la sua testa malata e che mi inventassi le cose, e io che ero convinta che lei fosse malata e si inventasse le cose, non è stata tanto sveglia e secondo me acuta da comprendere che la manipolazione era più su di lei che su di me. Perché io che lei esisteva, tra virgolette, avevo la consapevolezza perché quella storia era una storia non reale, io ero legata a questa persona per altre cose, ma era una storia non reale, che ha avuto i suoi epiloghi, come è giusto che abbia una storia non reale. Mentre lei si era accanita a morte contro di me e ha fatto esattamente il suo gioco. Quindi, qual è la cosa che vi voglio spiegare? Io avevo una relazione, pseudo relazione con questa persona. Quando ho compreso che c'era un'altra persona di mezzo, io non ho voluto fidanzarmi con lui. Lei però questa cosa non la sapeva. E lui gli ha raccontato che io e lui stavamo insieme e che quindi probabilmente io ero, tra virgolette, pazza, sapete come dicono loro, no? Queste cose che fanno anche ridere, no? Poi quando ci si conosce e si vede che la realtà non è la stessa. E lei è stata talmente ridicola, ma è stata talmente ridicolizzata da quest'uomo, è stata messa in condizione di essere talmente sciocca che ha fatto ridere mezza città questa situazione, perché lui, oltre che a me mi proteggeva perché ero la primaria fonte di approvvigionamento narcisistico, di lei invece raccontava ciò che probabilmente non sarà neanche stato vero, ma che è arrivata alla voce di tutte le persone che giravano intorno al suo mondo. Per cui rendetevi conto, io che vedevo lei non mi chiedevo come mai, invece di relazionarsi a me in maniera concreta, avesse questa pseudo relazione con una persona completamente diversa.
Lei invece pensava che io fossi quella che glielo trattenevo. Io non gliel'ho mai trattenuto, era sempre stato libero di scegliere di fare quello che voleva, tanto che io libera di scegliere di fare quello che volevo. E si sta parlando di qualche tempo fa, quando ancora ero stupida, ve lo ripeto. Questa stessa persona, a parte poverina, assorbirsi e ingrigirsi in faccia, era incattivita da morire nei miei confronti e con lei tutte le scimmie volanti amiche sue, che sono state manipolate dal primo minuto all'ultimo minuto da questo bel ragazzo baldanzoso, che oggi gioca a fare lo stesso gioco. Cioè, oggi la ragazza con la quale lui si relaziona, con molto probabilmente non è felice tanto quanto non potevo essere felice io. Ma si mostrano super felici, super contenti perché devono mostrare a me che non me ne può fregare di meno, a lei che probabilmente gliene frega ancora di meno, o a tutte quelle che comunque giravano intorno a lui che è felice. È ridicola se ci ragionate su questa cosa. Io gli auguro tutta la felicità del mondo, però poi si vengono a scoprire delle situazioni retroscena e così comprende che questa persona purtroppo non sa comunque amare. Perché come non sapeva amare me, non sapeva amare quella prima di me, non saprà, non avrebbe saputo amare quella ancora prima, non amerà quella dopo, non saprà amare quella dopo e non sarà in grado di essere fedele a nessuna delle donne che avrà da qui all'eternità. Con molta probabilità se la sposerà pure una di queste belle ragazze pronte a credergli e sicuramente sarà felice di averlo fatto, perché nella sua testa dimostrerà al mondo che gli circonda che è ok, va bene? Quindi che cosa volevo dire raccontandovi questa pseudo storia assurda che mi è successa qualche anno fa? Queste persone, che fossi io, fosse Pippa o fosse Gattina a essere la loro fidanzata, non gli cambiava niente. Perché comunque andasse, l'unica cosa che a questa persona interessava erano le attenzioni. Una volta mi disse una mia amica: Serena, ogni pecora diventa leone se gli dimostri che è un leone. Se tu lo tratti da pecora, torna una pecora. Ecco che cos'è un narcisista patologico. Dipende molto da quello che voi pensate, perché la sua vita è tutta dietro all'obiettivo di scioccare, distruggere, far soffrire le persone che ha accanto. Non c'è niente di romantico, non imparerà mai ad amare una persona, non sarà mai una persona grata alle persone che lo amano, perché la sua indole è asettica, priva completamente di emozione. La sua emozione principale la raccapezza dal dolore degli altri, perché il dolore li fa sentire fortissimi. E devo dire che nel caso che fui, io fui una grande approvvigionamento per lui, scusate, perché io soffrii moltissimo, soffrii veramente profondamente. Al posto mio, probabilmente un'altra persona se ne sarebbe andata molto prima, ma essendo io all'epoca una dipendente affettiva e secondo me pure con dei problemi, perché comunque ho creato un mostro anche di me in quel momento là, perché stavo veramente male, soffrivo. In quel momento là non mi rendevo conto di quello che mi rendo, di cui mi rendo conto adesso, cioè che tutto ciò che girava intorno a lui non era altro che un grande show. E la cosa fu divertentissima quando io e questa pseudo donnina che si portava a letto ma era fidanzata ci trovammo a casa sua da lui e parlammo con lui e lui era super soddisfatto di questo, cioè il suo piacere era vedere me e lei che parlavamo, ma la sua speranza probabilmente era che lei ci si attaccasse, ma non fu così. Per cui in parte io ridevo come una pazza, perché a quel punto avevo capito tutto il gioco e mi faceva morire da ridere la situazione e mi faceva molto tenerezza a lei, che forse era molto più ingenua rispetto a me. E lui che cercava di raccontare a me che lei fosse pazza e a lei che io addirittura lo tenessi chiuso, rinchiuso in casa. Cioè, io le chiavi gliele avevo date il terzo mese che lo conoscevo, quelle chiavi lui le aveva per entrare e uscire in casa mia, indipendentemente dal fatto che non fosse una relazione stabile. E ripeto, perché ero fuori di melone, io oggi in una situazione del genere, passati anni, non l'accetterei nemmeno per mezzo secondo. Per cui le dipendenze affettive nostre vanno purtroppo a distruggere la nostra serenità. Il narcisista patologico, di base, quando lascia o viene lasciato e si trova quindi un altro compagno o un'altra compagna, non ama lei o lui alla stessa maniera in cui non ha amato noi. Non ha amato te che mi stai ascoltando. Perché
Per cui datti pace, è semplicemente quello che ti mostra, è il modo per prendere la tua gelosia, la tua rabbia, la tua tristezza, perché la tua prima domanda che ti fai è perché lei sì o lui sì e io no, perché semplicemente lo sta usando o la sta usando come ha fatto con te. Per cui, senza niente levare all'arte narcisistica, che mi sembra piuttosto a guardarla da fuori anche parecchio divertente, cioè è una persona che si impegna molto a creare delle difficoltà e credo che non abbia nient'altro veramente di importante nella vita da fare, oltre che quello, ovviamente c'è da farsi la domanda del perché noi, persone sane, empatiche, con dipendenze affettive, non ci accorgiamo in tempo che sono fatti così. La dipendenza affettiva si distrugge, la dipendenza affettiva si svilisce e diventa piccola così e poi si annulla, così come l'empatia rimane tale per sempre. Per cui quando vi rendete conto che vi sentite male, che sentite svilite, o vi rendete conto o sviliti, e vi rendete conto che la persona che avete davanti ha altra gente, tirate sulle spalle, fate un bel sorriso e spostateli dalla vostra vita. Non dico di maledirli, spostateli però. Guardate quello che c'è dietro la loro capoccia, che c'è un mondo al di là. Dietro quelle luci c'è un mondo, dietro quella perversione, quella cattiveria, quella loro acidità, c'è un mondo, le persone sono belle, come siete belli voi. Io ringrazio Dio ogni giorno di aver fatto il mental coach e non aver fatto altri tipi di percorsi, perché proprio grazie alla scelta che ho fatto, ogni giorno mi relaziono con gli empatici. Le persone empatiche, soprattutto vittime di narcisismo patologico perverso, borderline o comunque sociopatico, sono tutte persone stratosferiche, tutte belle donne, tutti begli uomini, tutte persone interessanti, tutte persone intelligenti, con un grande cuore e soprattutto generose. Per cui ricordati e ricordatevi, se siete state vittime di narcisismo patologico, è perché voi siete eccellenza. Quindi lui, lei, semplicemente ha l'occhio lungo e capisce dove andare a puntare. Se trovate un'altra persona e se n'è andato da voi o se n'è andata da voi, è solo perché magari vuole andare a montagna a sciare a dicembre e voi avete solo la casa al mare, per cui si troverà uno, una che ha la casa in montagna. Fare in modo che voi la lascerete o vi lascerà prima di partire, sparirà per il mese e mezzo, 2 mesi, poi quando arriviamo a marzo, quando c'è tempo di mare, tornerete voi nella loro testa. Ma perché voi sarete sempre della loro proprietà, nella loro testa. Il consiglio che vi do è dimostrargli che non è così. Quindi, detto questo, riassumendo, che cosa succede nella vita di un narcisista patologico o di una narcisista patologico quando si lascia da voi e trova un'altra persona? Fa un sacco di bellissime fotine, le mette su tutti i social per farvi vedere che sono felici, ma la realtà è che sono fake, falsi, come sono stati con voi. Non esiste empatico o empatica al mondo che possa cambiare questa cosa, per cui così come voi non siete stati in grado di cambiarli, come voi non gli avete insegnato a essere persone felici, così come voi non gli avete insegnato che la vita non è niente di diverso da che amare, nessun altro potrà farlo, perché loro non sanno che cos'è l'amore. Loro vivono di attenzioni e come ogni bambino viziato che ne ha avute sempre tante, puntano i piedi quando voi ve ne andate. Per cui state attenti, perché oltre ad avere la fidanzata, vi stalkerizzerà sempre, starà sempre a guardare quello che fate. E l'unica cosa che vi consiglio, visto che sono anche invidiosi, è fregarvene, fottetevene, scusatemi la parolaccia, dovete andare avanti per la vostra via. La cosa più bella da fare a un narcisista patologico per farlo rimanere di cacchetta è fregarvene, dovete andare avanti. Se una persona non vi ama, non vi rispetta, vi tradisce e pensa ad andare a letto con altre persone per poi raccontarvelo a casa, come succede spesso, dicendovi che voi non siete abbastanza, quella persona non vi merita, non cambierà mai. Datevi una fine, datevi un obiettivo e lasciateli andare. Semplicemente spostateli. Ricordatevi che dietro la loro testa c'è un mondo che non vedete perché loro vi stanno sempre davanti, sempre. Vi offuscheranno gli occhi, la frase più detta e più sentita è: non troverai mai nessuno come me. E come dico sempre, speriamo.
L'idea sarebbe quella. Va bene, vi auguro una buona giornata, grazie di avermi ascoltata. Se avete bisogno di me, andate su guariredalnarcisistapatologico@gmail.com oppure sulla pagina Facebook Guarire dal Narcisista Patologico, io scelgo me. Il mio sito è www.serenafumaria.com. Ricordo, come sempre, che non sono uno psicologo, ma sono un mental coach. Vi auguro buona serata. Ciao a tutti!